Se volete altri video su questo aggiornamento, lasciate un bel mi piace in questo momento. Ah, c'è un nuovo livello di difficoltà adesso. Oltre che i 3 teschi rossi, c'è 3 teschi rossi con il più. Salve a tutti ragazzi, se non siete ancora iscritti premete il tasto iscriviti adesso e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati sul mio canale. Sono di nuovo qui su Guns Up perché nei commenti mi avete detto che è uscito un nuovo aggiornamento e subito sono andato a cercare di capire che cos'è che era stato aggiornato. Innanzitutto qui nelle informazioni, nella cronologia delle difese, a parte che ho appena vinto una battaglia e non me ne ero accorto, ne ho perse alcune perché probabilmente mi hanno attaccato persone molto forti, però se noi andiamo a fare rappresaglia adesso la schermata è differente. Come potete vedere adesso ci sono tipo, c'è questa schermata differente e si può andare ad attaccare chi vi ha attaccati. In questo caso non ci vado perché sono 3 teschi rossi, sono un po' senza carte, però guardiamo un po' chi altro mi ha attaccato. Questo mi ha battuto e ha solo uno di difficoltà. Qual è la magagna? Andiamo a vedere qual è il problema. Andiamo ad attaccarlo, cerchiamo di prendere un po' di carticine che ci sono rimaste. Ok, siamo qui in battaglia e per il momento non vedo grossi cambiamenti. Mi sembra tutto come prima. Più che altro secondo me hanno modificato le cose esterne alla battaglia, perché il gioco di per sé a mio avviso va già bene così. Comunque questa è una truffa praticamente, perché questo qua me lo segnava come un solo teschio, però se vedete, vedete che ha tutte queste cose così potenti e ovviamente vuole che io passi per quella parte là, perché potrei anche passare di qua distruggendo quel muro lì, ma non ho nessun fuoco concentrato, quindi probabilmente non è così semplice. Questo qua c'ha anche le cose... Ah, però aspetta, perché quello lì sta andando per di qua, non so se può passare. Ah no, vedi, torna indietro poi, ok. No, pensavo... troppo bello per essere vero sarebbe stato. Prendiamoci un po' di munizioni da quelli che sono morti. Speriamo di riuscire a far qualcosa, anche se mi sembra abbastanza complicata questa base. Non capisco a volte come viene conteggiato il simbolo della difficoltà, perché questa sembra una base molto più forte in realtà. Vedete qua, c'è tutta la roba a livello praticamente altissimo e quindi non capisco come mai... Cioè io non ce l'ho neanch'io questa antiaerea di livello così alto, com'è possibile? Non riesco a capire. Forse li ha messi in un modo in cui... Non ve lo so spiegare in realtà. Cioè, per il momento sto distruggendo un po' di cose e fin qui va bene. Però, boh, scopriremo insieme come mai questa base ha solo uno di difficoltà. Forse perché può dividere il vostro esercito, perché un po' sta andando giù e un po' sta andando su. Quindi non riesco a capire. Ah, ma da sopra si passa... Oddio, ma guardate qua quante antiaeree ha. Ma perché tutte queste antiaeree? Ma cosa vuoi? Non capisco. C'ha un sacco di antiaeree livello altissimo. Cioè, boh... Adesso io sto tenendo anche un po' di carte perché dopo mi serviranno più avanti. Adesso sto cercando di usare il minimo indispensabile proprio. Vediamo se riusciamo a buttarli giù. Però questo cecchino qua ci sta dando un po' fastidio, sinceramente. Speriamo che riuscirà a buttarlo giù, ma mi sta... Ok, è andato giù. Ottimo. Non posso usare quasi niente perché ci sono antiaeree dappertutto. Quindi la maggior parte delle carte che ho io adesso non le posso utilizzare. Il che è molto fastidioso perché sinceramente, cioè, a parte le esche, che quelle sì le posso usare e probabilmente le andrò ad utilizzare anche adesso, magari facciamogli fare sta cosa. Magari questi cecchini qua si distraggono un attimo e riusciamo a far qualcosina. Allora vedete che ci sono un sacco di cecchini, distraiamoli un attimo, speriamo che riuscire a far qualcosa, perché altrimenti qua è fatta e finita. No, ma ci sono troppe contraeree. Però forse se butto un bombardamento lì qualche cecchino lo tiro giù e non dovrei neanche perdere del tutto le stappe. Oddio, è rimasto con così poca vita sto bunker, ma stiamo scherzando? Non posso neanche buttargli il bombardamento. 444 munizioni mi ha dato quella cosa. Buttagli giusto, buttateglielo giù. Oh, finalmente gli hanno buttato giù almeno il bunker. Però sti cecchini qua stanno dando veramente, veramente fastidio. E secondo me sarà questo che mi impedirà di vincere, perché guardate quanti ne escono poi di cecchini. Non è che uno dice, oh, ne esce uno. No, ne esce uno ogni secondo, ne escono tantissimi. Il gioco mi sta prendendo in giro, perché io gli ho distrutto praticamente tutto, ma adesso è impossibile avanzare. Cioè, sono tutto bloccato là in alto, non ho più munizioni, ci sono un sacco di unità che escono. E qua mi hanno fregato, perché se anche io evitassi una antiaerea, poi ci sarebbero mille altre antiaeree. E il che potrebbe essere un problema. Non riesco ad utilizzare nulla. Posso almeno attaccargli? Tipo, no, non posso attaccargliela. Quindi io non capisco. Ha vinto lui. Cioè, non capisco come sia possibile che sia solo una stella di un teschio di difficoltà questa base. Il gioco a volte ti gioca questi brutti scherzi
che uno dice ho un teschio di difficoltà, cosa vuoi che sia? Io avevo il sospetto che non fosse effettivamente solo un teschio, però ho voluto provare lo stesso perché magari era veramente un teschio e basta. In realtà sembra molto più difficile. Ah, c'è un nuovo livello di difficoltà adesso, oltre che i tre teschi rossi, cioè tre teschi rossi con il più, cioè ancora di più dei tre teschi rossi. No, ma cos'è? Guardate, tre teschi rossi più. Ah, vedete, adesso in PvP io non posso scegliere come prima magari un teschio, tre teschi, quattro teschi, eccetera. Qua ho solo queste possibilità. Partiamo dal basso, andiamo verso l'alto, vediamo cosa riusciamo a fare, se riusciamo a fare qualcosa. Perché se è uno da un teschio come quello di prima, mi sa che facciamo una brutta fine. Eccoci nella seconda partita del giorno. Cerchiamo di portarci a casa una vittoria, perché questo è definito solo un teschio. Ecco, questo già sembra di più un teschio e basta, perché dai livelli delle strutture... Sì, ok, c'ha questa torre del cecchino di livello alto, però anche il bunker non è altissimo, anche l'antiaerea non è altissima, quindi questa sì che è una base da un teschio e basta. Non capisco perché quella di prima fosse segnata da un solo teschio. Quelli lì sono stati veramente furbi, che magari hanno messo un sacco di antiaeree che probabilmente non ti alzano troppo la potenza della base, e l'hanno resa veramente, veramente tediosa da distruggere. Ok, il primo bunker è andato giù. Facciamo un piccolo richiamo dei rinforzi. Non ho più veterani perché, ragazzi, sto giocando un po' meno, per lo stesso motivo che vi ho spiegato nello scorso video di Guns Up. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere adesso. E in quel video lì mi hanno attaccato da due fronti, perché mi hanno buttato i paracadutisti da dietro e mi hanno attaccato con l'esercito normale da davanti. È la primissima volta che mi capitava, praticamente. Quindi questa base è effettivamente da un teschio e quella di prima no, quindi non capisco perché hanno segnato questa base dello stesso livello di quella di prima, che non è assolutamente così. Ok, buttiamo una decoy lì, che però è stata un po' sprecata. Adesso non chiamo più niente, perché dovrebbero farcela tranquillamente il mio esercito a buttare giù la loro base, e dovrei aver avuto una vittoria. Adesso so che ti possono dare anche delle carte, dei pacchetti di carte più facilmente, da quello che mi avete scritto nei commenti. Praticamente mi avete detto che adesso, se noi per esempio distruggiamo tutti e tre... Ah, vedete, è proprio una sorta di... Sconfiggi gli avversari per riempire lo scrigno della campagna, completa una campagna per ottenere ricompense. Quindi questa adesso è PvP, però è comunque una campagna. Quindi è un misto tra PvP, che sono veri player questi. Però se noi li facciamo tutti fuori e arriviamo a 5, ci dà una ricompensa, come vi dicevo prima. Distruggiamo anche questo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Vi ricordo anche che se volete partecipare nella mia alleanza, cercate Armata Red sul gioco, che lo trovate gratis dal link in descrizione. È un gioco per Steam, perché ancora non l'avesse capito. Io vi ricordo che non sono sponsorizzato dai creatori del gioco per farci video, ma è un gioco che ho scoperto tramite un canale straniero e ho deciso di provarlo, e mi è piaciuto un sacco, ed effettivamente poi ci ho giocato tantissimo, perché comunque in poco tempo ho accumulato diverse ore di gioco. Detto questo, io spero di riuscire a fare una campagna completa prima o poi, magari non al primo tentativo perché sarebbe troppo facile. Adesso qua qualcuno andrà, ecco, perfetto, andrà a morire per colpa dei barili, che sono sempre fastidiosissimi. Qua però c'è il muro da buttare giù, e qua il gas mi sta un attimo danneggiando, però dovrei riuscire a buttare giù perché è un muro di legno, non è così difficile buttarlo giù. Peccato che mi abbiano buttato, cioè abbiano fatto esplodere quel barile, che adesso li rende tutti un attimino più soggetti a morire facilmente. Questa base effettivamente sembra al momento da due stelle, anche se le cose più difficili sono là dietro ancora, quelle un po' più potenti sono ancora là indietro. Buttiamo un bombardamento per buttare giù quei veterani che mi stanno dando un po' di fastidio, perché i medici attaccano sempre da lontanissimo. E sta cosa non riesco a capire, cioè hanno un raggio d'azione i medici assurda. Questo, così magari colpiscono anche qualcosa in mezzo, ma non sembrerebbe proprio. Però quel bunker là va giù, perfetto. Adesso dovremmo buttare giù questa penultima linea di difese. Sarà un po' più difficile perché sono di livello più alto, però dovrei farcela col tipo di esercito che ho adesso. Perfetto. Distruggiamo anche quest'ultimo bunker di questa linea. Procediamo verso avanti. Gli è rimasto un veterano là in alto e una torre del cecchino. Poi ci sono un sacco di soldatini, ma questi qua dovremmo riuscire a buttarli giù abbastanza facilmente. Non so se mi convenga usare il bombardamento, al momento non lo utilizzo perché sembra che ce la sto facendo lo stesso. In caso non ce la facessi, almeno c'ho il bombardamento per tirare giù gli ultimi soldatini che sono messi lì. Ok, non hanno più difese, hanno praticamente solo le barracks da cui escono i soldatini, che però per il momento non stanno uscendo. E poi gli è rimasta la casa base, quindi dovrei avercela fatta tranquillamente. Non utilizzo più niente, tengo solo quello che ho sul campo adesso e
abbiamo fatto anche la seconda vittoria di questa campagna multigiocatore. Allora, io vedete che ho sbloccato altre parti qua e ho due carte su 5. Questo qui secondo me è abbastanza tosto da fare, però ci proviamo, andiamo in ordine, utilizziamo tutte le carte per fare questo qua che sembra un sacco difficile perché ha tre teschi rossi, che è la primissima volta che ci gioco dopo un po' di giorni e non c'era ancora questo aggiornamento, quindi veramente sto scoprendo tutto per la prima volta in questo video insieme a voi, perché uno nei commenti mi ha detto che era uscito l'aggiornamento e volevo provarlo appunto. Adesso non so se mi convenga buttare giù quei muri là per avanzare. Buttiamo un po' di... però si è fermato al primo. Il primo va giù ma gli altri no. Cavolo, ho sprecato le fiamme praticamente. Ok, questi piccoli soldatini dovremmo buttarli giù. Perfetto, anche i prossimi che ci sono qui dovremmo riuscire a buttarli giù. C'è la torre del cecchino che potrebbe dare problemi. Al momento però noi abbiamo tante munizioni, quindi non siamo troppo preoccupati. Buttiamo un po' di gas così il bunker se ne sta un po' fermo, intanto che i miei soldati cercano di distruggerlo. Non gli è arrivato neanche un colpo. Però c'è un altro gas. Lo posso utilizzare di Java, eh? Perché ho visto che non ha una base così avanzata. Quindi, per esempio, questa base non credo sia da 3 stelle, cioè da 3 teschi di difficoltà, eppure me la segna da 3 teschi di difficoltà. Non so se è per via dell'aggiornamento che si sia un attimo scombussolato il tutto, però, cioè, prima la base da un teschio era difficilissima, questa qui da 3 teschi rossi, no. E non riesco a capire, o forse ho giocato meglio, ma a me sembrava proprio che questa base sia più facile di quella di prima, quindi... Vabbè, forse perché questo ha le strutture di livello così alto che aumenta i punti della base e quindi aumenta anche il livello di difficoltà del gioco. Abbiamo una decoy, non so se utilizzarla, proviamoci, magari i cecchini sparano alla decoy. Questa cosa a volte funziona, a volte no, devo capire se effettivamente è una cosa che si può fare, usare l'esca per le torri dei cecchini oppure sono immuni, non l'ho ancora ben capito questo. Nonostante a volte funzioni, a volte no. Forse è una cosa un po' random, o forse sono io che sono scemo. Comunque abbiamo anche un bombardamento che non andiamo ad utilizzare perché sembra che ce la stiamo cavando bene. Questa per il momento è stata abbastanza facile come partita, nonostante il livello di difficoltà segnato dal gioco. Spero che risolvano prima o poi, perché se continuano a essere così sballati questi livelli, uno magari dice, oh, vado contro quello, c'ho solo un teschio, e poi è forte come quello di prima su cui ho perso. Ok, abbiamo distrutto anche questo, abbiamo praticamente fatto la prima campagna, perché questa era la base che mi segnava più difficile e sono riuscito a vincere, quindi dovrei farcela anche nelle prossime due. Però direi che per questo video è tutto, se volete altri video su questo aggiornamento lasciate un bel mi piace in questo momento, se volete unirvi nella mia alleanza cercate Armata Red sul gioco, se non c'è spazio prima o poi nella prossima battaglia dei clan. Quelli che non giocheranno neanche un po' e vedo che rimangono a 0 punti, potrei rimuoverli in favore di nuovi membri. Perché siamo sempre pieni e non riesco a far entrare nuovi membri al momento. Quindi nella prossima guerra dei clan, mi raccomando, impegnatevi tantissimo, perché chi non si impegnerà e non giocherà, sia per cause dirette che indirette, lo rimuoverò dall'alleanza in favore di qualcun altro che magari giocherà di più. Quindi mi raccomando, cercate l'alleanza, lasciate un mi piace in questo momento, se non siete ancora iscritti potete farlo adesso, e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!